Sì, Simona, la Presidente della Camera Laura Boldrini ha fatto il suo ingresso alle 17:10 nel foyer del Teatro della Fortuna. Era accompagnata dal Sindaco di Fano, Massimo Seri, e dall'Onorevole Lara Ricciati, che ha fatto da tramite per portare la terza carica dello Stato a Fano in occasione delle celebrazioni per i 25 anni del laboratorio Città dei Bambini. Prima di fare il suo ingresso in teatro, dove l'aspettavano una platea tutta occupata dai piccoli cittadini, ha incontrato la stampa ed ora vi facciamo sentire le sue dichiarazioni in tema di bambini, di Europa e di terrorismo. Intanto siamo qui per un'occasione molto bella perché questa città vuole essere a dimensione di bambino e mi piace molto l'idea che i bambini vengano educati alla partecipazione e mi piace anche che gli adulti siano disponibili ad ascoltare questi bambini e a far tesoro di quello che i bambini chiedono, perché una città a dimensione di bambino è anche una città a dimensione di adulto, vuol dire che c'è la possibilità di recuperare gli spazi dove si può stare insieme, i bambini a giocare, gli adulti a parlare, quindi una città dove si vive meglio, in un tempo in cui si converge nelle città, sempre di più, oramai abbiamo delle megalopoli incredibili nel mondo, ecco, è importante studiare il modo di vivere tutti meglio nelle città, quindi questo mi sembra un ottimo esperimento. Un messaggio per altre città anche, italiane e non solo italiane, la città diventa il luogo dove anche i cittadini possono fare politica, i movimenti, le associazioni, i comitati e dunque hanno modo di esercitare la facoltà diretta di influenzare le scelte. Credo che l'Europa debba essere più unita, più politica, debba essere capace di dare risposte unitarie. Ci sono dei settori in cui ci vuole più Europa, non meno Europa, e per più Europa intendo più collaborazione politica per avere un'unica gestione dei fenomeni. Secondo me bisognerebbe anche riuscire ad avere appunto un'Europa capace di avere un unico governo. Quindi un'integrazione politica, quindi un'unione federale di stati, quindi gli Stati Uniti d'Europa. Vi diamo altre note caratteristiche di questa visita della Boldrini a Fano. È arrivata con una mezz'oretta di ritardo sulla tabella di marcia e alle persone presenti in piazza è balzato subito all'occhio una differenza sostanziale rispetto alla visita di Alfano di alcune settimane fa. L'assenza totale di mezzi di polizia e carabinieri e di uomini in divisa. Ma questa era solo apparenza, in quanto l'apparato di sicurezza previsto dal protocollo è stato subito messo in moto con unità cinofile e artificieri dei carabinieri che hanno sigillato centro storico e piazza, ma per espressa richiesta della Presidente della Camera, tutte le forze dell'ordine, tranne le cariche istituzionali naturalmente, dovevano essere in borghese e senza mezzi nei paraggi. Questo per avere un minor impatto visivo del dispiegamento di forze che avrebbe potuto destare espressamente turbamento e apprensione nei cittadini. Un'altra nota di questa visita è che sia lei che le 70 persone al suo seguito, dopo il Teatro della Fortuna, si sono recati al Pesce Azzurro per una cena e lei ha chiesto, insieme al suo staff, di fare la fila, come una qualsiasi persona che faccia naturalmente visita e voglia cenare al Pesce Azzurro.